eccezionale, importantissimo. Amici ascoltatori, signori che siete qua in teatro, accogliamolo con un applauso. Abbiamo con noi il grande Roberto Bettega. Roberto, eccolo qua, Roberto Bettega. Il cara gloriosa società, mille bandiere bianco nere intorno a noi, ci fa sentire in campo 11 eroi, perciò cantiamo tutti in coro. Tu dice pesca, non ti ho mai visto così, sinceramente. Neanche quando la Juve vinto la Coppa dei Campioni a Roma. Mi spieghi queste lacrime, cosa covavi dentro? No, e che cos'è la Juve per me? Forza Juve, il comunale guida già. Forza Juve, e bianconera la città. Buonasera e un benvenuto alle amiche e agli amici di Leggenda Bianconera a questo nuovo appuntamento con Live Leggenda, la voce bianconera. Serata di eccezione, ci scusiamo per il lieve ritardo, ma le dirette prevedono sempre qualche piccolo imprevisto, ma abbiamo risolto al volo. Come dicevo, stasera veramente serata speciale perché abbiamo due icone, due leggende assolute della Juventus. Per tutti coloro che, come noi, mangiano pane Juventus da un po' di anni, sostanzialmente dalla prima infanzia, due persone come Roberto Bettega e Pasquale Gallo, insomma, rappresentano la Juventus. Roberto Bettega, grazie e buonasera. Un piacere, un po' tristezza questo suo dall'infanzia, perché sei chiaro subito il concetto. No, questa è la verità, non atteneva sicuramente alla insomma, scherzo, ma del resto la prima stupenda immagine con quei capelli neri. Era chiaro che era un po' di tempo fa, col Conte Cavalli d'Olivola che mi accoglieva insieme a Mike, due grandi juventini. Era giusto qualche anno fa, via, senza stare a specificare. Allora, Roberto Bettega non ha bisogno di presentazioni, ma insomma, 13 stagioni alla Juventus da calciatore, dal 1970 al 1983, 481 presenze globali, tra campionato e coppe, 178 gol che lo collocano come il terzo bomber tra i più prolifici della Juventus, poi leggera pausa e poi Roberto Bettega non poteva che tornare a cavalcare di nuovo la storia della Juventus e insomma dal 1994 fino al 2006 dirigente in un ciclo assolutamente stupendo, meraviglioso, memorabile per la Juventus, che ha portato tantissime soddisfazioni. E quindi, insomma, una vita spesa all'insegna della Juventus. Grazie davvero per essere con noi, per me è davvero un piacere, perché insomma si realizza anche un po' personalmente un sogno, perché insomma è stato uno dei personaggi per me, Roberto Bettega, che ha rappresentato la Juventus sin dai miei inizi fino a tanti anni dopo. Grazie Roberto. Oh, grazie a voi. Come dicevo... Prego, vada pure. Prego. No. Lascia a te. Volevo solo dire che... Non è proprio esatto il 2006,
perché io sono uscito quando è cominciato il processo quello economico, che è durato 2 anni e mezzo e siamo stati assolti perché il fatto non sussiste, e sono rientrato anche nel 2010. Vero. E quindi diciamo che c'è stato quel periodo di interruzione legato al processo che non c'entra niente con quello, con l'altro processo. Però dopo ho avuto anche il piacere di rientrare dopo. Tra l'altro ho avuto anche il piacere e l'onore di vincere un campionato di Serie B. Uno col Varese, uno con la Juve. Assolutamente. Un campionato di Serie B che non ha nulla da... insomma, che non ha nulla di meno per quanto mi riguarda, ma credo che un po' per tutti i juventini rispetto agli altri, poi ai tanti altri che sono venuti nel tempo. Grazie per la giusta correzione, insomma. Come dicevo, questa sera abbiamo un'altra icona, è stato già il nostro ospite, insomma, ormai possiamo cominciare a dire che è un abituè graditissimo ospite di nuovo questa sera. Anche lui non ha bisogno di presentazioni, un uomo che ha speso anche lui la propria esistenza inseguendo la sua passione per la Juventus. Il dottor Pasquale Gallo, buonasera dottore. Buonasera a tutti, a voi tutti, a Roberto. Però anche io devo fare una correzione più importante ancora. Cioè, due icone. Io non so, io Roberto Bette, che è un'icona della Juventus, su questo... della storia dei 123 anni della Juventus, fa parte della categoria dei Boniperti, Bettega, dobbiamo arrivare a Cesarini e altri. Io sono una figurina, un'icona non lo sono. Lo sono nel senso della passione, nel senso dell'appartenenza a un DNA di una famiglia che era prima preistoria con i fratelli Campari, e poi tra 3 anni avremo il centenario della famiglia Agnelli. Quindi, e di questo io ho sposato tutto, ho sposato ogni cosa di questo discorso, di questa leggenda, che cerco sempre di trasmettere, non avendolo potuto fare dal campo, non avevo le qualità per giocare nella Juve, dal di fuori ho cercato di trasmettere alla tifoseria come era la tifoseria di un tempo e perché il vero tifoso bianconero dovrebbe studiare la storia della Juve, che insegna tanto, insegna a vivere, a comportarsi, a vincere, a saper vincere e a saper perdere. Ecco, questo posso raccontare io. E da 40 anni attivamente con la Juventus ho sempre collaborato pensando al bene della società, della squadra, dei singoli, mettendo sempre in secondo piano le esigenze di un tifoso, pure insomma di primo piano, però sempre un tifoso. Ho fatto il collaboratore, ho collaborato tantissimo in vari ruoli, però ecco, questa è la mia dimensione, quella dell'appartenenza. Quindi ed io ero sicuro che Roberto avrebbe messo davanti a tutto quel campionato di B, perché so quanto tiene a quel campionato di B vinto nel 2006-2007, ero sicuro che l'avrebbe menzionato, e ha fatto bene. Beh, tra l'altro voglio sottolineare che non ho fatto 13, ho fatto 13 anni da professionista come calciatore, ma prima ho fatto 10 anni nel settore giovanile. Io sono entrato nella Juventus che avevo 9 anni e 9 mesi. E quindi per me la Juve è stata realizzare un sogno, cioè, di più che la Juventus di per sé, è proprio un bambino che comincia a sognare con un grosso aiuto della mia famiglia, che mi ha sempre aiutato senza trascurare mai gli studi e tutto quanto, però mi ha permesso poi alla fine di completare questo sogno. Mi metto a piangere quasi. Perfetto,
No, assolutamente. Ottime correzioni da parte di entrambi, anche se devo dissentire, mi perdonerà quello col dottor Gallo, perché per me questa è un'icona, perché chi spenda la propria esistenza per una passione, per quanto mi riguarda, mia opinione personale, diventa iconico, quindi accetto le bacchettate buonarie di Roberto Bettega, le correzioni specifico. No, e non è mica finita. Opportune correzioni, perché è assolutamente... Eh sì, no, vabbè, fino a fine serata, ok, va bene, andrà bene. Però no, sono d'accordissimo, perché insomma, poi parleremo anche di quella fase, credo. Devo dire, l'ho vissuta in maniera abbastanza, dal lato tifoso, abbastanza anche partecipe, perché poi insomma, insieme a un gruppo di ragazzi, analizzammo un po' tutti i documenti, quando la stampa ci dava conto, ideava il delitto perfetto, c'era qualcuno che comunque andò a leggere le carte. Posso annoverarmi tra quei ragazzi all'epoca, però poi di questo parleremo dopo. Insieme a me, a condividere questo grandissimo piacere della serata, c'è Remo De Santis, presidente di Leggenda Bianconera. Buonasera, Remo. Buonasera a tutti, grazie al dottor Gallo per essere qui, grazie anche a Roberto per essere qui con noi. E una piccola precisazione prima che, tra le tante cose, può anche passare in secondo piano. Il nostro club nasce 5 anni fa, quando ci siamo riuniti eravamo indecisi su come chiamare il club, quale nome dare a questo club. Allora ci siamo detti: ma i grandi giocatori della Juventus, Roberto Bettega, Boniperti, Cirea, con quale parola potrebbero essere un attimino apostrofati? E la parola è leggenda. E proprio per questo nasce il nome del nostro club, Leggenda Bianconera. E stasera sono, siamo tutti onorati di averti qui, grazie. Far parte di quella leggenda, ecco. Perfetto. Grazie Remo. Abbiamo con noi, penso a noi, sempre in questa condivisione fantastica questa sera, il prof Fabrizio Mastrovito. Buonasera Fabrizio. Buonasera, buonasera a tutti. Potremmo intitolare questa puntata "Tu chiamale se vuoi, emozioni". È davvero emozionante, è un immenso piacere condividere semplicemente questa diretta con... chi veramente ha fatto la storia della nostra Juventus, Roberto Bettega, e chi la storia l'ha vissuta, l'ha studiata, come il dottor Gallo. Quindi davvero sono emozionato e sono convinto che sarà sicuramente una serata da pelle d'oca. Grazie Fabrizio. L'amico Ivan. Buonasera Ivan. Buonasera. Ivan, io sinceramente ok, c'è la voce, ce l'hai. Sì. Ho avuto la fortuna prima di parlare con Roberto Bettega per i problemi di connessione. Ma non mi nascondo, non riesco neanche ad esprimermi, no, per l'emozione, perché è uno di quei personaggi che quando parla di Juve ha le lacrime agli occhi. E ho messo quel pezzetto prima nel video, quando appunto, no, era commosso, e lui dice: ma perché tutta questa emozione? Dice: perché è quello che rappresenta la Juve per me, quello che è stata la Juve per me. Io in lui vedo me praticamente, cioè la mia emozione di tifoso nel trovarmi di fronte a un personaggio come lui, a una leggenda come lui. Ha fatto la Juve, come ricordava prima, dall'età di 9 anni. Credo che sia andato purtroppo in blocco Ivan, peccato, perché stava dicendo le cose stupende. Potremmo l'emozione. Che insomma Roberto è il tifoso, l'emozione si è bloccata, anche il sistema della webcam e tutto il resto. Insomma, Roberto è stato il tifoso che però
era dal di dentro, insomma, che era all'interno della Juventus, quindi è una cosa fantastica, no? Quindi la passione, l'emozione del tifoso. Però visto da qui. Ti avevamo perso noi, dicevamo, si è emozionato, no, il sistema, la web. Si è emozionato anche il telefono, eh. Anche al telefono, ok. Veramente un'emozione indescrivibile, un piacere e un sogno che si realizza. E, giusto per collegarmi al discorso di prima, mi permetto di dire, se il grande Roberto Bettega la Juventus l'ha fatta, il dottor Gallo, l'amico Gallo, l'ha scritta, raccontata e ce la fa vivere, come pochi, se non l'unico forse, con quella nostra stessa passione e soprattutto conoscenze. È bello parlare con Pasquale di tanto in tanto, oltre che per le sue conoscenze, no, indubbie, di calcio, ma proprio per andare a ricordare quegli aneddoti, quelle cose che noi non, ovviamente, anche quel dietro le quinte che noi non abbiamo vissuto, che non conosciamo, che poi è il bello del calcio, del bello della Juventus. Quindi sarà una serata molto emozionante per tutti, secondo me. Grazie ancora per essere qui con noi. E noi quelli dietro alle quinte questa sera cercheremo, insomma, qualche dietro alle quinte, al di là di ciò che viene pubblicato, insomma, sui siti ufficiali e tutto il resto, cercheremo anche di farlo emergere, quindi approfitteremo, tra virgolette, della presenza di entrambi, insomma, per conoscere anche dei risvolti della Juventus. Allora, partiamo. Remo, a te la prima domanda per Roberto Bettega. Difficile trovare una domanda particolare. A me verrebbe da chiedere quale giocatore, al di là dell'aspetto tecnico, ma io parlo di carisma, quale giocatore ha avuto un carisma particolare da compagno e quale giocatore nel momento in cui però eri dirigente? Beh, non è così semplice, perché allora, come giocatore, ci sono dei compagni che sono stati dei grandi compagni, che avevano un grande carisma e l'hanno dimostrato nella loro carriera. E lascio da parte un attimo l'aspetto affettivo, nel fatto del mio compagno di camera per 8 anni che si chiamava Scirea, o il mio primo compagno di camera che si chiamava Anastasi, che mi ha aiutato a crescere veramente nel mio primo impatto. Però credo che un giocatore che avesse un grosso carisma, che il carisma lo si vede sia in campo ma soprattutto fuori, a mio parere, era ed è ancora, perché per fortuna è, Dino Zoff. E lo testimonia il fatto di quello che ha fatto, di fin dove è arrivato a farlo. L'ha fatto ovunque, come calciatore, appunto. Non dimentichiamoci che ha vinto un mondiale a 40 anni. E Dino era. Perché il carisma non si esprime solo attraverso le parole, a volte non servono le parole. E in questo Ivano, qualche giorno fa, di non fare una domanda a testa, perché può anche piccoli riverberi, piccoli, cos'è, è partito qualcosa. Prego Roberto, prego. No, beh, mi dico, Dino, dopo è più difficile, perché è chiaro che vivere lo spogliatoio da compagni, percepisci di più il fatto di come sia, quando vai in ritiro e via di questo passo. Come calciatori, allora, ci sono stati dei calciatori che magari, adesso parlo anche di giocatori che non sono italiani, ma un giocatore, per esempio, che aveva un grande carisma in campo e fuori era Deschamps. Deschamps era veramente un capitano in campo, per come sapeva impostare, come sapeva guidare, come sapeva incitare. Didier, era veramente un grandissimo giocatore, un grandissimo uomo da quel punto di vista. Quindi evito un attimo
di parlare soltanto di quelli che colpiscono perché fanno dei gol. Vi ho parlato di uno che li parava e di uno che invece impediva anche agli altri di costruirli. Però ho voluto legare un qualcosa di più che non solo l'aspetto tecnico e l'aspetto del campo, ma l'aspetto generale di un ragazzo o di un uomo o di due uomini che erano veramente speciali. Perfetto, grazie, grazie Roberto. Assolutamente due scelte. Remo, niente male. Remo, per il dottor Gallo. Cosa? Per il dottor Gallo. Beh, la domanda al dottore, la domanda al dottore è sul libro. Sul libro che ho letto con tanto piacere, un libro che ti trasporta pagina dopo pagina. Mi piacerebbe sapere dal dottore cosa ha provato quando ha finito di scrivere il libro e quando l'ha riletto. Bene, scrivere da parte mia un libro sulla, due libri sulla Juventus, come per Roberto è stato un sogno da bambino, da quando aveva 9 anni, diventare il leader della Juventus e della nazionale. Non dimentichiamo che gli anni 70 Roberto Bettega ha rappresentato la leadership e della Juventus e della nazionale negli anni, nella seconda metà degli anni 70. Sì, però Pasquale, e per me sì. Però hanno vinto il mondiale perché non c'ero io. Ma non c'eri, sappiamo bene che la verità, tu c'eri. Perché, no, lascia stare adesso. No, è vera. Sì, capisco. È solo che un ginocchio in cui ti sei dovuto operare più di una volta ti ha impedito di partecipare. Però moralmente tu eri il leader di quella nazionale, anche di quella che ha vinto in Spagna, perché in Spagna c'è arrivata come un leader, perché nel 78 in Argentina tu eri il leader di quella squadra, no? Che annoverava addirittura 9 undicesimi nella formazione che batté l'Argentina. Però voglio dire, quel sogno suo io l'ho vissuto in una maniera molto diversa, ovviamente non sul campo, ma chi pensava quel 2 aprile del 1966 e del 67, 1967, quando per la prima volta io a Bologna, dove abitavo, vedevo la Juventus sul campo e piangevo dalla gioia nel vederli uscire dal sottopassaggio. Non mi sembrava vero di vedere Anzolin, Gori, Leoncini, Bercellino, Castrano, Salvatore, Favalli, Del Sol, De Paoli, Cinesigno, Menichè. E dall'altra parte c'era un altro idolo nel Bologna che era Helmut Haller. Per me era un idolo, Helmut Haller. Al secondo minuto scompaiono i sogni, un gol di Haller strepitoso. Però quell'anno vincemmo il campionato sull'Inter che perse a Mantova, quel famoso 13° scudetto di Eriberto Re. Ma quel giorno che io piangevo come un bambino in alla curva Andrea Costa e ho visto per la prima volta a 15 anni la Juventus, perché mi ero trasferito a Bologna con la famiglia, chi pensava che un giorno potesse scrivere una storia mia della Juventus? Ci ho messo il pensiero, il sogno, il cuore. Poi a un certo momento, proprio dopo il 2006 famoso, famigerato per nostra sfortuna, ma dopo il 2006 è venuta questa voglia di raccontare ai tifosi che cosa ha subito la Juve nella sua storia rispetto alle stupidaggini che ogni momento si sottolineano per sminuire la leggenda Juventus, e non ci riescono perché la Juventus è superiore a ogni. E ho descritto anche tutte le cose contrarie che ha subito la Juventus negli anni e come ha risposto con stile.
ha saputo vincere sul campo rispettando gli avversari, ha saputo perdere sul campo complimentandosi con gli avversari. Queste sono lezioni di vita. Mi hanno completato, la mia famiglia di origine mi ha dato l'educazione, ma mi ha completato la Juventus, non l'università in medicina, dove ho avuto tanti successi, ma la Juventus, la storia della Juventus e l'aver vissuto quel Villa Perosa, Piazza Crimea, Galileo Ferrazzi per 40 anni, e adesso qualche anno sono più assente, ma col mio cuore e la mia mente è lì. Ma vorrei trasmettere ai tifosi perché devono tifare Juventus e perché la tifoseria della Juve deve essere diversa dalle altre tifoserie. Non ci possiamo confondere nell'insulto, nella risposta, nella ripicca. Ecco, questo sono io, questo scrivo su me. Oltre alle documentazioni dei vari processi di cui si è parlato e di cui poi io ho documentato, perché sono uno di quelli che disse a Palamara le stesse cose che disse un certo Cossiga, solo che tra me e Cossiga c'è un po' di differenza, il coraggio l'ho avuto io, non Cossiga. Ecco, questo è il mio sentimento che vorrei avessero tutti nella sconfitta e nella vittoria. E così, per concludere, e spero di non disturbare più con questa omelia, devo dire che siccome io il mio motto di Edoardo Agnelli era ogni cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio, quando si parla della Coppa dei Campioni, della Champions League, ne abbiamo vinto solo 2 su 9 di finali, e allora devo dire che siccome agli scudetti nostri nessuno arriverà mai, vuol dire che quella frase non ci deve adagiare sui 9 scudetti consecutivi. Possiamo essere stati bravi noi e anche scadenti gli avversari, non lo sappiamo. Ma una cosa è certa, il punto che deve avere il tifoso della Juventus e la società tutta, in base a quel motto, che nei prossimi 20 anni noi facciamo altre 9 finali e questa volta 7 le vinciamo e 2 le perdiamo. Ecco che significa ogni cosa fatta bene può sempre essere fatta bene. Trovare gli stimoli. Questo io vi chiedo scusa se mi sono dilungato. Assolutamente, sì. Un gran piacere, dottore. Viva, viva la scaramanzia, direi anche, insomma, ha fatto un buon vaticinio. Speriamo che insomma, si realizzi questo vaticinio. Grazie. Fabrizio, domanda per Roberto Pettega. Sì, diciamo che è una domanda a cui potrebbero rispondere sia Roberto Bettega che il dottor Pasquale Gallo. Avete avuto, no, la fortuna di vivere, di vedere diverse decadi di calcio e di Juventus, dagli anni 70 alla fine degli anni 90, al calcio diciamo più tecnologico di oggi. La costante di questo cambiamento del calcio, di questo cambiamento anche della società al di fuori del calcio, è sempre questa nostra società, questa Juve, sempre ai vertici del calcio nazionale e del calcio internazionale. Tutto cambia tranne la Juve, che è sempre lì con le nostre vittorie, con le nostre emozioni. Come mai noi siamo sempre lì, nonostante tutto cambia, però noi siamo sempre lì? Che cosa abbiamo, quel qualcosa in più, dico io, rispetto alle altre società? Cosa c'è di magico? Se posso rispondere io, devo dire che non c'è, credo, nulla di magico. Nel senso che, e vi ringrazio ancora, mi unisco a Pasquale di averci definito leggende, però la realtà è che la leggenda della Juve è quella che prima Pasquale ha citato. Penso che sia l'unica società al mondo che da 98 anni è della stessa famiglia. Questa è la leggenda, perché sono loro la continuità. Cioè, i giocatori della Juve sono stati 5 anni, 10 anni, 3 anni, 15 anni, quello che volete.
ma i 100 anni della storia della Juve, della famiglia, è questa la leggenda, è questa che dà la continuità, e questo penso che sia il vero segreto della Juve su tutto il resto. Portatemi un esempio di un qualche società nel calcio ai livelli, a certi livelli, che sia della stessa famiglia, che si chiama Agnelli naturalmente, da quasi 100 anni. Esatto. Questa è la legge. Questa. E poi se vi posso raccontare, siccome andavamo sulle emozioni, piccole cose, provate a pensare a un bambino di 10 anni che sale la scala del comunale per fare la va spettacolo prima di Juventus-Inter. Io quando sono arrivato in cima alla scala volevo tornare indietro, perché 70.000 persone al vecchio comunale che gridavano, non potevo mai averle viste secondo fuori. Allora, questo per raccontare le emozioni, ma per dire che parliamo del 1960, e che sono passati parecchi, 50, 60 anni, e chi c'era? Qual era la, chi è la continuità? C'era già la famiglia. E questa è la vera continuità della Juve, che la fa unica. Non voglio sminuire noi giocatori, o gli allenatori, o chi per esso, o i dirigenti, però la vera, il vero segreto sono loro. Pasquale, a te. Io non solo non posso non confermare tutto ciò, ma come avevo detto prima, siccome noi parliamo di 100 anni fa, d'accordo, però è talmente attuale, insomma, è come quando, senza mettere il sacro e il profano, se uno legge il Vangelo, dopo 2000 anni è sempre attuale. Poi, andando nel prosaico, comunque la Juventus, quando nel 23 fu acquistata dal figlio di Giovanni Agnelli, senatore, fondatore della FIAT, e fu acquistata, e il papà disse: ma che fai? Ti voglio fare manager mondiale e tu prendi una squadra di pallone? Dice: no, io la farò diventare un'azienda sportiva ammirata ed apprezzata in tutto il mondo per managerialità. Ora siamo nel 23 di luglio del 1923, dopo 100 anni, se quelle parole non sono attuali, non può essere, sono attualissime. Infatti si parla di managerialità, tutte le cose nuove di oggi le aveva dette Edoardo nel 1923. Le emozioni di cui parla Roberto, io le posso solo immaginare, le posso con lui in campo e la scaletta. Infatti io penso che Roberto Bettega, siccome in effetti noi stasera siamo in TV, ma saremmo dovuti essere lì da voi, e spero che il Covid si faccia un po' da parte e possiamo abbracciarci da vicino al più presto possibile. Ma io credo che se io sono stato capace o in grado di raccontare storie bellissime della Juventus, e Bettega, secondo me, può scrivere un'opera. Se io ho scritto un libro, un volume, lui ne può scrivere un'opera, una collezione di emozioni, perché la Juventus per prima ha guardato, ha avuto il primo allenatore. Il primo allenatore è Caroli, ungherese, con Irzer, la Gazzella, e noi abbiamo inventato la panchina nel senso proprio di seduto in panchina, proprio seduto in panchina, 1951. Beh, allora la Juventus è stata la società che nel mondo è stata guardata addirittura dai Churchill, Kennedy, Kissinger, ma nessuna squadra ha avuto questo. Ecco che la leggenda che voi avete messo come titolo al club vi fa onore. E io, quando Roberto mancò con un mondiale,
io che Nero non ci conoscevamo all'epoca nell'82, in quell'ottobre dell'82. E io sentivo la partita per radio, ma io piangevo con lacrime veramente di un bambino al suo infortunio. Cioè io mi sentivo, allora dopo nella vita aver collaborato con lui, vissuto con lui, oggi ascoltarlo, parlarci, per me è stata una grande conquista. E di queste emozioni dobbiamo parlare, queste emozioni ci devono legare sempre alla Juventus, per sempre, più che i piccoli dibattiti sul calciatore che va, che viene, verranno ed andranno via sempre quelli più così, poi i fuoriclasse, certo i fuoriclasse a noi non mancheranno mai, questo è pure. Insomma, DNA. Alla fine tutto si riassume in DNA, DNA della famiglia che ormai ha dato un imprinting decisamente netto a questa società, c'è una sorta di simbiosi, no? Tra la famiglia e la società, e non potrebbe essere altrimenti. DNA anche avere rinnovato nel tempo le leggende, insomma, no? O comunque i grandi campioni, aver avuto poi tante storie fantastiche da vivere e da raccontare. Grazie ad entrambi. Ivan, a te. A me. Avrei un milione di domande da fare a Bette, che non saprei proprio da dove cominciare. Cominciamo da qualcuno e poi vedremo. Resto sul discorso leggenda e quindi la dinastia Agnelli, no? Una delle prime domande che ho fatto a Gallo quando ci siamo conosciuti, ed è stata anche una delle prime domande che ho fatto a Luciano Moggi quando ho avuto il piacere di conoscerlo, ed è la stessa domanda che vado a fare a Bettega: un ricordo su Gianni e Umberto Agnelli. Per noi sono dei miti, delle leggende, appunto, no? La continuazione, quel da Edoardo Agnelli, la continuazione di una dinastia sino ad oggi ad Andrea Agnelli. Ad esempio di Andrea ricordo nel 2010 quell'applauso che volle riconoscere Roberto Bettega durante il consiglio di amministrazione, quel ringraziamento. Però in particolare è una Juve che noi abbiamo vissuto, io da Roberto Bettega vorrei un suo ricordo, un suo bel momento, un qualcosa che possa raccontare appunto di Gianni e Umberto Agnelli. I due raccontano un po' la storia in maniera diversa, perché e avevano un carattere, un modo di proporsi sicuramente diverso. Io l'avvocato è stato il principale interprete nel mio momento da giocatore. Il dottore è stato quello che invece mi ha scelto per farmi diventare dirigente. Però la loro vita, almeno con la Juve, è sempre stata fatta da un legame fortissimo. Cioè per loro la Juve è sempre stata importante per tantissimi motivi. Non dimentichiamoci che per esempio nel nostro periodo, negli anni 70, abbiamo vissuto anche dei momenti sociali difficili. Però comunque l'avvocato, con le sue famose telefonate all'alba, come sono note ormai per tutti, l'avvocato era sempre, c'era le partite e c'era Kissinger e di fianco c'era seduto l'avvocato, cioè portava allo stadio, dice: volete venire a trovarmi? Sì, ma venite allo stadio a vedere la mia Juve. Era l'amore, perché era l'amore, cioè io facevo raccatapalle a chi? A Castano e Salvatore, no, Salvatore ci ho giocato insieme, ma a Corradi e Garzena, a Sivori e Charles, cioè a storie, cioè erano già storie prima di noi, e non vado più negli anni indietro, perché, però torno a dire, erano loro, i due fratelli, chiaro che nessuno, anche se fratelli, ha la stessa identica personalità. Sicuramente l'avvocato e il dottore erano diversi, però per me sono stati due persone determinanti per quella che è stata la mia vita, non solo sportiva, anche umana.
perché sono persone che ti hanno potuto insegnare tantissimo, anche non solo calcisticamente o più ancora che calcisticamente. Posso intervenire su questo aspetto? Deve, dottore. Allora, quando mi sono emozionato ancora quando adesso Roberto ha detto non solo calcisticamente, ma nell'attualità, nell'economia, nella vita dell'Italia. Bene, io per esempio, pur se i media un po' in generale hanno sempre messo in risalto giustamente la brillantezza dell'avvocato, che ci ha lasciato dei comportamenti e delle frasi che io nel secondo libro ho voluto stigmatizzare proprio frase per frase di ognuno di loro, ma devo dire che ciò che ha fatto Umberto Agnetti nella storia della Juventus e della Fiat e della storia politica italiana è qualcosa di, e della federazione anche, è qualcosa di incredibile. Umberto era più riservato rispetto a Gianni, ma intellettivamente era una bella gara. E dovete sapere che quando ha parlato Roberto degli anni 70, ci sono stati momenti drammatici, si riferiva al periodo delle Brigate Rosse, ovviamente, no? Perché ci fu un lutto gravissimo nella famiglia Fiat. E nel 79... per il bene dell'Italia, della Fiat e in un certo senso anche della Juventus, però in quel momento Fiat Italia, il dottor Umberto Agnetti è stato capace di fare un passo indietro da vicepresidente della Juventus con la presidenza Gianni, l'avvocato, ha fatto un passo indietro per cedere quella poltrona, quel posto, andando a Fiat France, lui a lavorare, cedendo il posto a Cesare Romiti. Ma questo solo perché quella mossa politicamente era importante e determinante e per la Fiat e per l'Italia intera. E c'era Fanfani che faceva da tramite in questo discorso. Quindi, come vedete, nel parlare della Juventus, io poi mi sono sbizzarrito perché sono passato da Mussolini al senatore agli anni 70, alle Brigate Rosse, ho parlato un po' di tutto. Perché? Perché credo che la storia della Juventus si identifichi come la Fiat nella storia dell'Italia. E a noi queste storie oggi mancano, al di là del Covid, al di là del nome, centrodestra, centrosinistra, quello che voglio, oggi mancano questi, non dico quegli uomini, ma qualcuno che somiglia almeno a qui. Perfetto, grazie dottore. E intanto, mentre insomma parlava il dottore, cambio in corsa, abbiamo con noi un amico che è un nostro abitué, insomma, un abitué di questo programma, di questo format, Mimmo Galiano. Buonasera Mimmo. Microfono Mimmo. Buonasera, mi sentite? Sì. Sì, adesso sì. Buonasera Mimmo. Buonasera. Emozione immensa anche per me. Mi va bene in questa serata d'onore partire anche dalla panchina, non ci sono problemi. E niente, si avvera un sogno che era quello di mio padre, che negli anni 70, quando sono nato, era tifosissimo di Roberto Bettega, quindi non farò altro che compiacergli domani quando gli dirò che ho condiviso qualche minuto di colloquio col presidente, perché per noi quarantenni, se mi permette, Bettega è il presidente, non ce ne voglia chiaramente poi qualche altro. Un saluto. Perfetto. Anche al dottor Gallo. Grazie.
Allora, Mimmo, visto che è appena entrato dalla panchina, ti abbiamo lasciato scaldare un bel po', quindi dovresti essere pronto. Subito, vai con le domande. Sì, niente, a ripercorrere un po' della sua carriera, parlo chiaramente con Bettega, ha condiviso l'attacco con dei partner importanti, tipo Anastasia, Altatini, Bonizzegna e Rossi. Con chi ha avuto più feeling tattico? Vuole a tutti i costi che mi autoincensi, cioè che mi faccia i complimenti. Lei è qui per... No, adesso a parte tutto, ma le spiego anche perché, ma è un discorso che veramente sarebbe un po' lungo, perché dovrebbe ripartire un attimo dal settore giovanile, perché io nel settore giovanile ho giocato per 6 anni mediano, poi a 16 anni un allenatore mi disse: Roberto, sei bello grosso, vieni davanti a prendere un po' di botte. Cosa aveva visto questo allenatore, Francesco Grosso, mentre il mio insegnante prima è stato il signor Pedrale? Non so che cosa avesse visto o intuito, però la sua intuizione poi si è rivelata giusta, ecco. Però torno a dire, è difficile dividere o suddividere le cose, o dire il momento, il periodo. Io l'ho vissuta sempre molto intensamente tutto, cioè le partite in campo o fuori le ho sempre vissute tremendamente, anzi era molto peggio guardarle da fuori da dirigente che non giocarle dal campo, perché in campo puoi partecipare, invece nell'altra veste sì, sei responsabile, ti senti responsabile per quello che hai fatto, per la squadra che hai costruito, che hai contribuito a costruire, però a quel punto lì diventa poi più difficile essere protagonista. Però prego, ho sentito no, ma torno a dire diciamo che è difficile per me separare 40 anni, perché, allora, piccola cosa, faccio un piccolo passo indietro, ritornando al discorso famiglia. La famiglia cos'era? Proprietaria della Fiat. La Fiat cosa faceva? Auto. Mio papà, con altri 5 fratelli, sono venuti a Torino, perché mio papà è di origine veneta, Bettega è un cognome veneto di origine, aveva una piccola carrozzeria e quindi lavorava nel settore auto. Se non ci fosse stato quello spunto, io non sarei mai venuto a Torino, non sarei mai nato a Torino, non sarei mai entrato nella Juve. Quindi le cose, a volte, le piccolissime cose che non c'entrano niente col calcio, ti guidano in quello che poi sarà il tuo futuro. E questa è stata un po' la mia storia, perché quindi la prima genesi di fortunata è stata quella, che mio papà lavorava nel settore auto, aveva una piccolissima carrozzeria in via Duchessa Iolanda e faceva il carrozziere, e io poi ho fatto tutta la storia che ci siamo detti dell'entrata nella Juve a 9 anni e 9 mesi. Ma queste sono cose che poi si collegano tutte insieme. Perfetto, grazie Roberto. Mimmo, domanda per il dottor Gallo. Sì, abbiamo parlato prima dello stile Juventus che Roberto Bettega rappresenta all'ennesima potenza. Se il dottore dovesse spiegare ai tanti ragazzi che credo ci stanno ascoltando, cosa direbbe loro? Cos'è lo stile Juventus? Lo stile Juventus non è un modo di dire o di tramandare come un fatto. Molte volte, io negli ultimi anni, perché ci ho tenuto molto a sottolinearlo, perché è sembrato come una cosa antica, vabbè, ma i tempi cambiano, come si dice? Ma i tempi cambiano, non si... No, i tempi cambiano
ma l'educazione, il buon gusto, il buon senso, lo stile, queste cose qui non tramontano mai. Sono tramontate forse da altre parti, ma nella Juventus e nella tifoseria, io insisto molto in questo, perché oggi ci siamo noi, tra 20 anni ci saranno altri a parlare in questa trasmissione, immagino, ma va avanti la storia. Però lo stile della Juventus ha significato sempre, sembra, io non voglio fare questi paragoni, sennò poi diventa evangelico e quindi no. Però pur difendendosi, perché ci siamo anche saputi difendere nella nostra storia, però certamente significa non scendere mai nei pettegolezzi, nelle risposte continue a provocazioni. Faccio un esempio su tutto. Quando mi ricordo, mi pare che fosse Franco Costa, se non sbaglio, il giornalista, non ricordo se era lui o mi pare Franco Costa, quando nell'uscire dalla tribuna dissero: ma accusano che c'è stato un rigore, avvocato, accusano di aver vinto con un rigore che c'era, non c'era. E tutti oggi vediamo che in questi talk show, le conferenze stampa che vengono dopo le partite, che mi sembrano delle lezioni di Coverciano e non delle interviste, e fu semplice la risposta dell'avvocato. L'avvocato non scese sul piano della polemica del rigore, se c'era o non c'era. Disse: cosa hanno detto? Dice che il rigore, ma cosa vuole? È la nostra storia. Gli altri, mi spiace, sono provinciali. Ecco, lo stile. Non scendere sullo stesso piano. Difendersi, rispondere, però dobbiamo avere uno stile particolare. Però o c'è o non c'è lo stile. Noi facciamo in maniera tale che questo stile venga sempre, soprattutto, perché noi, oltre ai 70 titoli che abbiamo vinto nella storia, ma noi siamo stati famosi nel mondo per i comportamenti, per le frasi, per gli atteggiamenti. Ciò che è successo all'Aise l'avrebbe travolto ogni società. La società ha risposto con la lapide ai 39, alle 39 vittime, e quella lapide è sempre lì. Gli altri fanno chiacchiere, noi facciamo i fatti. Questo è l'insegnamento, questo è lo stile. Rispondere in maniera costruttiva e propositiva, e in Serie B nel 2006 in quella maniera così orribile, e ma poi siamo tornati, dopo 5 anni ne abbiamo infilate 9 scudetti di serie. E questo è rispondere sempre, perché nella vita, così come abbiamo le ingiustizie nella vita, esistono anche nello sport. Se noi abbiamo tanto successo, è chiaro che c'è l'invidia, la gelosia, ma non dobbiamo rispondere piccati. Sì, quando è il momento, uno si deve far valere, e se è il caso anche legalmente. Però quotidianamente, Andrea, per esempio Agnelli, il presidente, tanto mi piacque quando disse: nonostante la delusione, una sera di Champions League con l'Ajax, per esempio, 2 anni fa, quando disse: sono stati più bravi, complimenti a loro. Quando ha messo le medaglie al giocatore in una finale di Coppa Italia nostrana, quando, ecco, questo Andrea, sono convinto che lui non sa neanche di avere quello stile di famiglia che gli è nel DNA. Cioè, lo sa, ma secondo me non sa fin dove può arrivare, perché lui è un agnello. Posso finire di farmi i complimenti, che prima mi sono interrotto quando parlavo? Sì. Ho detto che era importante la mia storia di mediano sulla domanda sugli attaccanti. Direi che questa costruzione voleva dire che poi io, e qui mi autoelogio, mi adattavo al compagno che avevo. È chiaro che giocare con Altafini o giocare con Anastasia è una cosa diversa,
Pietro era più un uomo che andava sulle fasce e faceva il cross per il centravanti. Con Altafini il discorso era diverso. In nazionale Rossi e Graziani erano diversi come tipi di giocatori, e questo lo è stato giocare appunto con Boninsegna, che era più un centravanti, e difatti ho vinto la mia classifica dei canonieri giocando quell'anno con due esterni che si chiamavano Fanna e Marocchino, che allora facevo di più il centravanti, il finalizzatore. Ecco, avete capito dove sono, quindi complimenti, che sapevo giocare dappertutto. E questa è la sostanza. Senti, non so cosa avrebbero fatto, giusto? No, a parte gli scherzi. C'era una piccola particolarità che da non dimenticare, che diciamo che nel mio periodo sostanzialmente da calciatore eravamo tutti italiani, e questo è quello che ha spiegato il 78 e ha spiegato anche l'82, anche se l'82 c'erano già stati 2 anni di arrivi, ma prima uno e poi sono arrivati in due, cioè non c'era ancora, eravamo veramente tutta la nostra scuola, al di là adesso di essere stati 9 juventini e 8 del Torino, perché negli anni, metà degli anni 70 la lotta è stata quella, però e questo è chiaro che si trasformava o si trasportava anche sulle prestazioni nazionali, perché c'era più una squadra che scendeva in campo, perché era quella squadra che giocava quasi tutte le domeniche. Ecco, comunque andiamo avanti, però avete capito che Rossi, Graziani, Boninsegna, insomma erano piccola cosa, ero io l'importante. No, scherzo, naturalmente. Ho citato alcune persone, per esempio Pietro Anastasi, che ci ha lasciato poco tempo fa, e che è stata veramente una grande tristezza. Ma io penso, se posso completare un attimo questo concetto che volevo dire già prima, quando lui ha parlato dell'inizio da mediano, non è la vita da mediano, lui probabilmente, anzi certamente, sarà stato il mediano propositivo, perché quell'essere partito da mediano l'ha portato poi nel corso della sua carriera a fare il leader dell'attacco, e lui era un po', come dire, il Cruyff della Juventus nel senso della zona d'attacco. Ecco perché si è trovato bene sia con Altafini, con Anastasi, con Boninsegna, perché era lui che riusciva a fare il centravanti se c'era Fanna e Marocchino, ma sapeva fare il leader e il regista se c'erano Altafini e Anastasi. Pasquale, sai cosa dice qualcuno invece? Che volevano mandarti via a 16 anni, allora hanno provato a cambiarti di ruolo. Beh, questa è una autoironia da stile Juventus. Vabbè, chi lo sa, può anche darsi che non sia autoironia, fosse la realtà, e chi lo sa? Non penso proprio. Non avevamo nessun contratto a quell'epoca, non esistevano. Capisco, però da quello che io ho raccattato nella storia della Juventus, questo particolare non mi risulta esserci stato nella mente di, direbbe un poeta, di nessuno, non lo so, impossibile. Scherzavo. Insomma, sarebbe stato un gravissimo errore mandare Roberto Bette a fare le fortune di altri, per fortuna insomma, dai, è rimasto viaggio. Prego. Proprio in base a questo ragionamento io vorrei dire anche alla tifoseria un qualcosa. Beh, non sta a me a dirlo, la società sa quello che deve dire e deve fare, però io vorrei dire che quando sono venuti fuori, lui, Roberto, ha detto negli anni 70 tutti italiani, perché quella squadra tutta italiana, e dobbiamo andare forse all'Ajax di Cruyff e al Santos di Pelé per trovare solo indigeni. Ma non so se nell'Ajax ci fosse qualcuno che non era olandese, non sono sicuro. In quella di Pelé erano tutti brasiliani. Quella squadra lì, però,
è cresciuta negli anni 70 con un Gaetano Scea che io ricordo in una partita di Coppa, non ricordo se sul campo dell'Anderlecht, non ricordo adesso con precisione, ma noi con un suo errore noi siamo stati eliminati. Ma Gaetano Scirè, Cucurelli, Spinosi, Tardelli, Brio, Morizio, tutti sono arrivati tutti all'età di 19-20 anni, e anche se al primo anno si sono dovuti inserire, nel giocare sempre insieme, insieme ai Bettega e agli altri, Boninsegna e Benetti, perché ci fu lo scambio con il Milan e l'Inter e fu veramente uno squadrone, però si diede anche modo di formare un gruppo che è durato poi 16 anni, dal 70 all'86. Allora io dico, io alla tifoseria direi attenti, e noi i fuori classe, voi mi capite, i fuori classe non ce li dobbiamo fare mica sfuggire, devono saper essere incoraggiati anche quando non possono fare i fenomeni. Ci sono calciatori che possono, chiunque calciatore, anche Bettega probabilmente in qualche partita non ha reso secondo la fenomenologia del momento, però quelli crescevano a 19, 20, 21, 22. Adesso invece è un'epoca in cui quasi quasi il ventenne va a giocare in B per farsi le ossa, e questo io non lo condivido. Dobbiamo tifare molto anche per chi è in difficoltà eventualmente, o per delle fasi, perché vedo troppa criticità, troppa critica da parte della tifoseria. Questo è un piccolo messaggio che voglio. Perfetto, grazie, grazie dottore, sempre molto puntuale, molto, molto pertinente. Allora, direi di andare a leggere una domanda da parte di, insomma, dei nostri amici che ci stanno seguendo. In particolare c'è una domanda molto interessante da parte di Enzo Bernardo per Roberto Bettega. La leggo. Buonasera a tutti, vorrei fare una domanda a Bettega. Roberto, nel lontano 1970 hai iniziato a giocare nella Juve con allenatore un giovanissimo Armando Picchi. Vorrei sapere se vede qualcosa in comune fra il povero Picchi e Andrea Pirlo, tutte e due giovanissimi allenatori alla prima esperienza. Grazie. Prego Roberto. Ah, sono due momenti diversi, anche perché Picchi prese una squadra in cui arrivarono un sacco di giocatori nuovi, anche giovanissimi, perché a parte il mio rientro, ci fu il rientro di Causio, ci fu l'acquisto dalla Roma di Spinosi, Landini e Capello, ci fu l'arrivo di Zaniboni, di Novellini, di Savoldi II, di Montorsi. Quindi era veramente una piccola, anzi, o forse grande rivoluzione. E in cosa Picchi fu bravissimo, buonissimo, bravissimo a creare un gruppo che logicamente è andato crescendo. E di nuovo vi porto il mio esempio: esordio in Serie A a Catania, 27 settembre del 1970. E perché me lo ricordo? Perché io sono nato il 27, mi sono sposato il 27, ho esordito il 27, ecco perché me lo ricordo bene. E vinciamo 1-0, chi fa gol? Il sottoscritto. Non ho più fatto gol per 12 domeniche consecutive, e Picchi mi ha sempre fatto giocare. Alla 14esima ho fatto gol e ho fatto 13 gol consecutivi. Allora, cosa vuol dire? Che non aveva alternative? Oppure che aveva intuito e mi ha dato questa fiducia? Probabilmente senza questa fiducia di questo allenatore, come diceva Pasquale scherzando un po', io su quando avevo 16 anni, è chiaro che poteva cambiare tutto. Lui ha avuto la forza e il coraggio di farmi giocare un attaccante alla Juve che per 12 domeniche non fa gol,
arrivato dal Varese in prestito quell'anno lì, insomma, ha avuto un grandissimo coraggio. Non vi dimenticate che purtroppo il povero Armando Picchi è mancato quando noi stavamo disputando la finale di Coppa delle Fiere, si chiamava così allora, contro il Leeds. E la partita fu sospesa all'inizio del secondo tempo e nello spogliatoio ci comunicarono che era mancato Armando Picchi. Perché è venuto Vic Paleca a sostituirlo nei mesi precedenti. Però capite quanto, per esempio, per me anche quei sei mesi di Picchi sono stati determinanti. Determinanti perché vuol dire o che sapeva vedere o che ha avuto tanto coraggio nel mantenermi in campo e darmi quella fiducia. Ecco che anche in una piccola storia per me ha costruito un grande futuro. Ecco, piccola storia perché è stato breve purtroppo. Però è chiaro che, torno a dire, Pirlo non eredita o non ha ereditato una squadra come vi ho accennato, Picchi non ereditò, arrivò una squadra completamente nuova con almeno 10 giocatori in rosa e le rose non erano di 20 giocatori, 25 come sono adesso. Pirlo ha in mano un materiale, un mezzo più consolidato, ecco, questo sicuro. Però è chiaro che la Juve è sempre la Juve da allenare. Questo penso che non sia così semplice perché appunto siamo abituati bene, abbiamo abituato bene e quindi non è così semplice. Ecco. Però la differenza secondo me tra l'arrivo di Picchi e l'arrivo di Pirlo è proprio nella squadra che i due si trovano a gestire, si sono trovati o si trovano a gestire. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, una domanda per Roberto Bettega relativa. Allora, Roberto Bettega nella sua carriera da dirigente aveva questo ruolo di sostanzialmente connessione, no, tra la società e la squadra, quindi in qualche modo era il collante, se così possiamo dire, ma non si ascriveva solo a questo il suo ruolo. Fu fondamentale il suo ruolo di profondo conoscitore del calcio estero, tant'è che portò alla Juve un certo Zinedine Zidane, chiedo conferma a lui, in qualche modo fu individuato da lui, giocatore che all'epoca era, credo, sconosciuto ai più, almeno non agli esperti di mercato, o comunque se non agli esperti di mercato, quindi comunque la grande massa era sicuramente sconosciuta. Non nascondere l'epoca quando lessi di Zidane, già questo nome particolare, no? Questo Zinedine Zidane, insomma, evocava anche qualcosa di, ma chi è questo che arriva? Però poi questo ovviamente fa la differenza tra chi non mastica calcio da professionista, se così possiamo dire, e chi invece lo mastica da sempre. Un ricordo riguardo all'arrivo, comunque, al fatto di aver scovato questo grandissimo poi giocatore. No, ma è chiaro che parliamo di parecchi anni fa, parliamo di comunque, perché parliamo degli anni 90, e quindi parliamo di un momento in cui il mezzo televisivo o quanto addirittura c'erano delle società non calcistiche, esterne, che andavano a scovare, preparavano le liste dei giocatori. Non era ancora quel momento, però io i giocatori non li guardavo sulle cassette, io me li andavo a vedere, perché una cassetta è una cosa, vedere la partita è un'altra, perché tu vivi anche quello che il giocatore fa quando non ha la palla. Quando il compagno ha la palla o l'avversario ha la palla, come si comporta, come è personale, sono tante cose. Queste sono solo cose che vedi o vedi sicuramente molto meglio. Allora io ero un grande viaggiatore anche, perché da Zidane a Deschamps appunto, oppure a tanti altri, o ai Tre Seghe e via di questo passo, uno, almeno il sottoscritto, non ha mai visto i giocatori sulla cassetta, ha sempre visti dal vero.
era sicuramente il riscontro, insomma, più immediato, proprio una completezza, no? Ma Roberto, ma è vero che facevate sostanzialmente una sorta di screening, credo che si usi ancora questo, la Juventus, nel senso del calciatore andare anche a capire un po' famiglia, cioè una cosa che caratterizza abbastanza la Juventus, no? Corre questa chiamiamola leggenda, quella leggenda non è, il fatto comunque di andare a conoscere anche il vissuto del giocatore, al di là di quelle che siano le capacità tecniche. Allora, Se il vissuto del giocatore non era perfetto, non penso che toccava a noi andarlo a scoprire, perché se un qualche cosa era apparso, c'era un qualcuno che lo sapeva già e l'aveva già anche detto, ma non a noi, in senso generale, quindi. Non è che questo quindi fosse una cosa che adesso faccio, vado a fare un interrogatorio a tutti i compagni di squadra per sapere come si comporta, come è tutto quanto. Certi atteggiamenti li vivi anche proprio vedendo la partita, e certi atteggiamenti non diventano di dominio pubblico, non sono figli di indagini particolari, di spiate nel privato, ecco. Non penso che questo fosse il caso. Quindi possiamo sparare sostanzialmente questa leggenda che circola, questo potremmo definirla, sì, insomma, un qualcosa di assolutamente non reale. Se era riguardante Zidane. No, era in generale. No, sì. Perché ci fu la battuta che al Madrid perché la moglie è spagnola, dico. Al Madrid perché erano 150 miliardi, ecco, e quei 150 miliardi ci permisero quell'anno di far cosa? Di comprare Buffon, Thuram, ecco, questa è chiaro che facemmo un sacrificio, ma quel sacrificio noi tentammo di farlo diventare un plus per la squadra. Ecco, è chiaro che fu fatta una grossa plusvalenza che servono, e lo capite e lo leggete molto sui giornali, quanto ormai le plusvalenze siano diventate una cosa che tentano di far vivere le società, ma detto in senso generale. Però la nostra non fu solo una volontà di plusvalenza, ma una volontà anche, sapendo di perdere un giocatore importante, però di andare a prendere tre giocatori che, oh, guarda caso, ce n'è uno che sta giocando ancora adesso. Che si chiama Gigi Buffon, cioè questo vuol dire sacrificare, ma per investire, ecco. Sicuramente capacità conoscitiva del calcio profonda e lungimiranza, insomma. Intanto vedo che il dottor Gallo, ecco, al momento è uscito, va bene. Allora passo a Remo, a Roberto. Mi piacerebbe sapere da Roberto, proprio perché abbiamo parlato di calcio che comunque veniva visto sui campi, adesso magari questo viene fatto meno, quale giocatore attuale che non gioca nella Juventus ti piacerebbe vederlo nella Juventus? Mi ero perso nell'etere, non ho sentito l'inizio della domanda. Rispondi tu a questa domanda. No, beh allora, credo che vado avanti nel discorso per la domanda. Un giocatore non può mai essere, a mio parere, una cosa singola. Cioè, no, tu non compri un giocatore che va in un posto, in un ruolo e fa... Il giocatore deve essere un giocatore che nella squadra ha un compito e via di questo passo. Non puoi soltanto interpretarlo, è proprio bravo, però è uno che non sa fare squadra. Allora, che cosa facciamo? Cioè, sono tante cose che mettono insieme queste cose. Per esempio, anche, è vero che viaggiavo molto, ma io non perdevo mai un allenamento della squadra. Mai. Io c'ero sempre a vedere l'allenamento. Ma perché? Perché a me piaceva appunto partecipare, ma soprattutto vedere, capire. Ho detto prima
che l'interpretazione, le qualità di un giocatore, di un atleta, si percepiscono non solo da quello che fa in campo, ma anche quello che fa per arrivare a fare quelle cose in campo. Ecco, quindi io adesso, se no sarebbe troppo facile dire voglio comprare Messi, che magari sta bisticciando col Barcellona, adesso dico una cosa pertanto per dire il più grande, però chi ha in mano le redini della società adesso sa molto bene probabilmente se e che cosa serve eventualmente per il futuro. Penso anche che stiano scandagliando anche quello che è la parte dei diciannovenni, dei ventenni, cioè degli emergenti. Penso, e non dimenticate che adesso, da un po' di anni ormai, chi sono i più grandi osservatori? I procuratori. E dove diventano importanti ancora di più? Con i contratti. Perché certi giocatori non firmano il contratto? Ogni giocatore, man mano che si avvicina alla fine del contratto, ogni anno che non lo rinnovo, che si diminuisce il contratto, costa o vale 20 milioni di meno. E questo è una cosa che i procuratori sanno benissimo, e sanno moltissimo bene, scusatemi l'italianità non perfetta, e su questo i procuratori sono i più grandi osservatori che ci siano. Ma non parlo solo sui grandi giocatori, ma anche sui giovani. Perché il procuratore non ha una struttura solo per quei 20 giocatori suoi che giocano in Serie A in Francia, in Germania, in Italia. Ha tutta una troupe di persone che gli va a studiare chi prendere, poi come a chi chiedere di firmare la procura. E non lo fanno solo sui 25enni e sui 22enni, lo fanno anche sui giovani. Perché questi sono il futuro e questi sono anche quelli che possono costare molto. Non dimentichiamo che la regola adesso dice che a 18 anni se non firmi il contratto sei libero, a zero. Capite che è un potenziale enorme oggi per giocatore e procuratore, quindi. E quindi sono i primi osservatori delle società. È un po' cambiato, insomma, il sistema. Nuove prospettive, nuovi orizzonti. E quindi bisogna stare al passo. Ho una domanda per dottor Gallo, peccato, una curiosità. Ricorda come ha conosciuto Roberto Bettega, insomma, il vostro primo incontro? Può ricordarci qualche anche episodio curioso, qualcosa, insomma, di un qualche aneddoto che caratterizza entrambi, so che lega, insomma, una profonda amicizia. Ovviamente aneddoti che si possono raccontare, insomma. Allora, si può raccontare tutto, non abbiamo niente da nascondere. Ma diciamo che la cosa è avvenuta in una maniera talmente artigianale da parte mia, proprio come tifoso, perché quando lui andò, non ci conoscevamo all'epoca, quando lui è andato al Toronto Blizzard, faceva il dirigente, il giocatore, e io da Salerno premevano tutto su di me perché telefonassi a Bettega in Canada. Bene, per fare un incontro amichevole in una tournée che lui faceva con il Toronto Blizzard in Italia, che io facessi questa amichevole Salernitana Juventus, che era una cosa prestigiosa all'epoca, sto parlando dell'84. E bene, io ho chiamato Bettega davanti ai dirigenti della Salernitana, che non credevano che io potessi parlare con Bettega e proporre. Io li ho stupiti, perché Bettega non solo mi ha risposto, ci siamo presentati, noi così ci siamo conosciuti, per telefono, lui in Canada, io a Salerno. Quella amichevole non è stata mai disputata, però è stata una amichevole fondamentale per me, perché non fu disputata per colpa insomma, era cattivo tempo, la Salernitana temeva mancato incasso, insomma, non, però ci fece conoscere e poi ci siamo incontrati a Torino, in aeroporto, finché poi nella società, ma in città, ma soprattutto poi la mia felicità quando me lo sono ritrovato poi dirigente
e quindi si univa questa favola dell'idolo da ragazzo, del tifoso che chiama per fare un amichevole con la squadra della propria città, a che poi collaboro con loro. E devo dire, a proposito del discorso di Roberto, che è preciso su come va il mondo oggi, procuratori, osservatori, io credo che così non funzioni bene. E lo dico da procuratore, perché io, oltre al medico, soprattutto medico, faccio da tanti, sono 30 anni che faccio il procuratore. Ma io credo che molte volte delle cose non funzionano proprio perché i procuratori fanno gli osservatori per le società, e secondo me è una cosa che negli anni sarà rivista, ma è una mia piccola considerazione. Credo che la piramide di una società sia sacra, e poi ahimè stasera la tecnologia non c'è perfettamente d'aiuto. Faccio una puntualizzazione su cosa stava dicendo Pasquale, che mi ha definito giocatore dirigente al Toronto Blazer, e non è assolutamente vero, io ero solo giocatore. Però in che cosa mi sono prodigato? Il campionato canadese, nordamericano, la North American Soccer League, allora cominciava a aprile-maggio. Perché? Perché in certe città, tipo Toronto, Chicago, d'inverno non puoi giocare, perché va 25, 27, 30 sotto zero. Allora, qual è stato il mio pensiero? Ma se io riesco ad organizzare due o tre partite, ho trovato un amico con una società che era disposto a sponsorizzare, mettendo il nome sulle maglie del Toronto Blizzard, li ho portati in ritiro ad Alassio, gli ho fatto fare tre partite amichevoli, importanti, e così io sono rimasto in Italia fino a aprile, invece che dover andare come al solito in ritiro in Florida, perché era l'unico posto dove si poteva fare il ritiro precampionato per il Nord America. Ma non ero un dirigente, ero un giocatore che ha approfittato delle sue amicizie, delle sue conoscenze, per cercare di starsene due mesi in più a casa, ecco, in Italia. Però facendo, non hanno pagato una lira, è tutto sponsorizzato, compreso le partite in ritiro nella mia amata Alassio, e quindi ecco, non ero un dirigente, però facevo solo il giocatore. Perfetto, perfetto, grazie. In attesa che dottor Gallo recuperi, perché sicuramente vorrà chiosare, insomma, vorrà chiudere quello che era il suo intervento. Però domanda ancora dagli utenti, io purtroppo non riesco a visualizzare. Ah, ok. Dovremmo guardare. Allora, ne leggo una che trovo molto curiosa, più che altro. Intanto, ecco, qui recuperiamo il dottor Gallo per riuscire a rientrare. Mi sto perdendo. L'importante è ritrovarsi, dottore, non è un problema perdersi, l'importante è sempre ritrovarsi. Quindi va bene così. Guardate che riesca a ritornare, insomma, a stare con noi. Forse il mio tablet esaurito, non lo so. Va bene, purtroppo capita, io per lavoro ho a che fare con la tecnologia, quindi sono abituato alle bizze degli accessori tecnologici. Dottor Gallo voleva chiudere il suo intervento, anche c'è stata comunque una chiosa che purtroppo ha perso di Roberto, non so se si è compreso il finale del mio discorso, che confermava quello che diceva Roberto del modo di fare, di oggi, di essere, di come è cambiato il mondo. Io da procuratore dico che la piramide societaria di un tempo era più solida, e io credo che il procuratore debba... Io penso che l'osservatore della società, come lui lo è stato per Zidane e per gli altri, così debba rimanere monolitico, secondo me, per il futuro. È un mio pensiero. Perfetto, grazie. Allora, domanda dagli utenti, in particolare da Gianluca Bonfrate per Roberto Bettega. Domanda al presidente Bettega: qual è stato il giocatore che rimpiange di non essere riuscito a portare alla Juventus?
Oggi è facile da dire perché è Cristiano Ronaldo. Perché Cristiano Ronaldo entrò nella trattativa della cessione di Salas, accettata dal Siviglia. Salas rifiutò il trasferimento e così saltò l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Sbagliamo noi a non insistere col Siviglia, però a quel punto è chiaro che la volontà loro dice: no, tu non mi dai il giocatore che io volevo perché lui non viene, io perché ti devo dare il giocatore? La quotazione era sicuramente lievitata. Noi commettemmo forse l'errore di non provare comunque ad insistere sulla cosa, però Cristiano Ronaldo ci sfuggì dalle mani causa Salas, diciamo così. No, vabbè. Però per un fatto sportivo, ecco, contrattuale, diciamolo così. Sì, non ci fu dolo sicuramente, insomma, non ci fu errore vero e proprio, ma d'altra parte, insomma, sono episodi pure che capitano anche questi, capito. Che vanno, sono le slide non era, ancora, non era ancora il Cristiano Ronaldo che è poi diventato, diciamo così, però aveva le prerogative per diventare un grande giocatore, questo sì. Direi che ancora una volta ci avevate visto, insomma, a lungo nel capire quelle e che... Devo ringraziare un nostro osservatore specificatamente, un certo Angelo Sala, perché fu lui il primo che mi diede notizia su Cristiano. Insomma, l'importanza anche di un buon gruppo di osservatori è sicuramente fondamentale, no? Nell'andare poi a scovare un po' questi talenti. Remo, per il dottor Gallo, prima era era il periodo di cui mi sono onorato di aver fatto parte del gruppo di osservatori con Angelo Sa. Ero di quel gruppetto lì. E di questo mi onoro ed è stato gratificante. Scusami. No, prego, prego. Non a caso facevo riferimento insomma, all'importanza degli osservatori. Insomma, qui stasera con noi abbiamo un rappresentante sicuramente importantissimo della categoria. Allora, passavo la parola a Remo perché ci mostra, l'aveva già mostrato prima, però insomma vorrei che facesse rivedere stasera, tipo uomo sandwich, Remo, ok, libro del dottor Gallo, questione di stile, libro bellissimo, insomma, che invitiamo i nostri amici a leggere, perché veramente racconta di stile e di Juventus, quindi queste due parole poi hanno acquisito uno significato simbiotico tra loro. Remo, avevi una domanda per il dottor Gallo, se non ricordo male, se non... Sì, come dicevi tu, Biagio, io invito veramente tutti i nostri soci, tutti coloro che ci stanno seguendo a leggere il libro, perché è difficile spiegare il contenuto del libro, è veramente difficile, solo leggendolo hai poi quella sensazione di Juventus in più. Qua ci sono tante cose raccolte, tante emozioni, però c'è una frase che poi è sempre personale, no? Interpretare il libro, delle frasi particolari. Ce n'è una che io amo tantissimo e mi piacerebbe che il dottore un attimino la interpretasse con le sue parole. La frase: l'anima juventina è un complesso modo di sentire, un impasto di sentimenti, di educazione, di bohème, di allegria e di affetto, di fede alla nostra volontà di esistere e continuamente migliorare. Per me questa è la frase, per me è un giudizio personale, è la frase più bella con cui descrive la Juventus. È la più bella perché ci sono tutte le parole che nel leggere il libro si riscontrano nella loro storia, nella storia di tutti questi grandi personaggi in campo e fuori. C'è la bohemienne, il nome Juventus non è a caso, c'è la tenacia, c'è il lavoro,
come vedete c'è tutto tranne vittimismo, lamentele, gli arbitri e tutto ciò che oggi è il mondo del calcio parlato e che ha rovinato il calcio. Perché queste erano frasi che venivano riprese anche, ricordo, all'epoca da Arpino, dal grande Giovanni Arpino. E sono i sentimenti che sono stati trasmessi dai Vladimiro Caminiti, cioè tutti i cantori della leggenda. Ogni parola che tu hai pronunciato è questo. Io, quando sono venuto da voi per il primo libro e quando sono stato in Sicilia e in altre regioni, la mia gioia è di poter dialogare su questi concetti in mezzo a voi, da vicino. Ecco perché io viaggiare, adesso siamo bloccati, ma perciò per me viaggiare, andare tra le tifoserie da dove io sono nato, perché io sono stato con il club Juventus di Franco Febbo nel 75 a Torino, quando ci fu la famosa partita di Korengrad, che poi Roberto mi ha raccontato altre cose a proposito di questo Korengrad, del gol di Altafini, per cui al 90° battemmo il Napoli con un tiro di Cucureddu, gol, palo, Altafini sull'altro palo, gol. Bene, e tutte queste emozioni del tifoso, di tutto mi piace perché io vengo dai club, come un po' tutti noi, anche calciatori, e vengo dai club e capisco l'animo del tifoso fin nel midollo. Però vorrei, ecco, è bello stare qui con voi, l'abbiamo organizzato e ne sono felice. Ma quando sto proprio in mezzo a voi fisicamente e con idoli poi particolari, io sono proprio, praticamente mi sollevo dal mondo e mi sento su Marte nel parlare di questo. Faccio un piccolo accenno, posso ad Altafini? Certo. Sì. No, tanto sì, però non credo che tu possa dire. No, si può, nel senso che mio papà era tifoso e un giorno andammo a Milano col pullman organizzato dai tifosi a vedere la partita Milan-Juventus. Eravamo sul pullman 106 e a quella partita Altafini ci fece 3 gol. Io ero un bambino, non avevo 10 anni, non ero ancora entrato nella Juve. Quando me lo ritrovai alla Juve, volevo prenderlo a sberle per quei 3 gol. Accidenti, gli ho detto, tu non dovevi farmelo, non dovevi darmi un dispiacere così, ero un bambino. Però per spiegarvi quanto poi la tua passione deve essere supportata anche dalla famiglia, che non ti deve preservare dal fatto di fare sport rispetto allo studio. Perché io ho proseguito fino alla quarta geometri, poi sono andato a Varese, ho fatto 3 giorni di scuola, poi ho esordito e poi non mi sono più diplomato. Ecco, questo ammetto la mia colpa. Però la famiglia è importante. Penso che lo sia oggi come lo era allora, però è importantissimo. Insomma, sicuramente fondamentale per inculcare dei valori, per permettere anche a un ragazzo di crescere, insomma, in una maniera, nella maniera corretta. Allora, direi che siamo quasi verso la chiusura. Mimmo, al volo una domanda da parte tua, poi so che, insomma, il tuo telefono sta per mollarti, credo, da quello che so. E quindi, microfono, Mimmo. Mimmo, il microfono. Ok, ho fatto io. Allora, la concezione del calcio italiano, che storicamente è stato etichettato sempre come catenacciaro, ma che in più occasioni, come nel 78, ha visto un'Italia che forse ha mostrato il più bel calcio. Ci ricordiamo tutti quell'1-0 all'Argentina,
che fu un tuo gol che vide un'azione quasi da PlayStation. Ecco, volevo sapere qualcosa di questo. Allora, l'azione del gol, di quel gol lì, è il più classico insegnamento della scuola calcio o del settore giovanile, cioè fare un 1-2. È la cosa più semplice, che è diventata anche più complicata per l'ammasso di difensori, che ormai sono pochi quelli che difendono a uomo, difendono quasi tutti a zone, quindi più difficile. Però l'1-2, a noi la grossa parte della parte tecnica da bambini, 10 anni, 11 anni, lo facevamo contro il muro e alla forca. Il muro, tu dovevi calciare di piatto, destro, d'interno, di sinistro. Se calciavi bene, la palla ti ritornava e tu la potevi calciare. La forca è un attrezzo a cui appendi un filo, attacchi il pallone che è staccato da terra di 5 centimetri e poi, se lo calci bene, la palla ti ritorna, che puoi ricalciarla. Se no, ti va di traverso. Questa era la scuola del settore giovanile. Ecco, quel gol lì è stato il classico esempio di un settore giovanile, un 1-2. Però io non credo che sia diverso. Adesso è chiaro che la parte atletica sembra quasi privilegiare la parte tecnica. Che cosa vorrei sempre è che l'allenatore, parlo dei settori giovanili, pensasse che il progetto è il bambino, non è vincere la partita. Io ho una squadra, io devo far crescere questi bambini. La vinco, la perdo, la vincerò, però io devo vedere che questi bambini migliorano. Questo deve essere il concetto. È solo così che allora trasmetti e veramente vedi crescere i bambini. Non è che non lo facciano più, dico solo quello che è il mio pensiero sull'interpretazione degli allenatori dei settori giovanili. E penso che lo facciano ancora. Poi, come dico, allora è vero che qualcuno dirà, se guardi le partite nostre oggi, dici, ma andavate, l'hanno messa a rallentatore o andavate a questa velocità? Cioè oggi sono passati 40 anni e vedi questo passo, è tutto cambiato. Noi non sapevamo cosa fosse un preparatore atletico. Io in tutta la mia vita alla Juve ho visto nel 1980 il professor Gaudino. Prima non ho mai visto un preparatore atletico. Quando parlavamo di Picchi prima, Picchi aveva un assistente punto e basta. Non aveva l'allenatore dei portieri, tre allenatori per la parte atletica, il tattico e tutto quanto. Non c'era. Oggi è tutto diverso. È tutto più veloce, è tutto più... È logicamente diverso, perché è la logica di 40 anni di differenza. E allora potrà sembrare che vedere le partite di allora... Che cosa eravate? Non andavate proprio avanti, non correvate, era diverso. È per questo che io evito sempre di fare paragoni, chi è più bravo o chi è stato più grande. Non puoi fare quei raffronti, non puoi. Sono epoche troppo diverse, non puoi paragonare questo a quell'altro, non puoi. Roberto Lapidario, telegrafico se mi è concesso, ma il gol che ha fatto Ronaldo a Genova lo scorso campionato, saresti arrivato ben più alto tu sicuramente in qualche gol tuo, solo no, che non si misurava guarda la copertina del libro, questione di stile, guarda la copertina del libro, è senza palestre, senza niente. Vedi, risposta più secca di così. Ha dato prima lui l'occasione mostrando la prima pagina. Io non pensavo, ma ha dato l'occasione. Scusami, da buon attaccante ho preso l'assist e ho fatto gol. Giusto? Assolutamente. Grazie. Io speravo che fosse sottolineato questa copertina proprio perché all'epoca, e siamo nel 1977 contro il Bilbao, e quello stacco non prevedeva non prevedeva la tecnologia di oggi, quindi immaginate quanto storica quella foto lì in alto, è storica
per le mie conoscenze calcistiche, è storica nel mondo quanto il gol invece a filo d'erba di testa fece Pascutti all'Inter nel 67, una fotografia rimasta. Sono quelle fotografie, quella di Bettega, quella di Pascutti o la rovesciata di Parola, sono quelle fotografie che rimangono nella storia. Perciò io ho scelto per la copertina quella foto. Il mio procuratore Pasquale. Se pensare come attaccante di rientro potremmo anche pensarci. Le dico col cuore queste cose, le dico con la mente e col cuore, va bene? Assolutamente emergono entrambi, sia la mente che il cuore. Però bellissima questa cosa, abbiamo trovato proprio la slide al momento giusto, insomma, per dimostrare la risposta. Perfetto Mimmo, io ti saluto, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata. Grazie a tutti voi, alla prossima. Arrivederci. Ciao. Okay. Ci stiamo salutando? No, no, non ancora, purtroppo siete stasera vi abbiamo capito. Facciamo presto perché veramente rischiamo la denuncia per sequestro di persona, ci rendiamo conto, però insomma non è così usuale. Portate un po' di comprensione. È una specie di maratona mentale. faremo una maratona. Entrambi avete ancora il fisico per poterla sostenere una maratona. Quindi. Allora, andiamo comunque con le domande finali. Vado da Fabrizio al volo. Vai Fabrizio. Sì, così accontentiamo anche i tanti soci che hanno scritto la domanda su una prodezza che è diventata storica, è diventata quotidiana, no? Per chi ha visto i video della storia della Juventus, ma i video della storia del calcio internazionale. Una prudezza che qualche giorno fa, se non mi sbaglio, ha compiuto 40 anni, no? Perché interruzione. Stasera proprio non ci aiuta la tecnologia, ci mette il bastone tra le ruote. Penso al famoso gol di Dacqua al Milan. Sì, si riferiva proprio a quello. Quindi. Però lo mandiamo a ripetizione di matematica. Perché? perché quel gol di Tacco è successo nel 1971, quindi 49 anni fa. Ah, okay. Cioè, okay. Se vogliamo far cifra tonda, quasi 70, perché ormai ci siamo tra poco. Era il 1971. Perfetto, insomma, va bene. No, era stato aveva tolto un po' di anni, quindi tutto sommato era stato anche... Ma volevo dirgli anche del perché, probabilmente, qualche minuto prima avevo fatto gol di testa, quindi vincevamo 1-0. Quindi quando Anastasi mise quella palla, io ebbi la lucidità di non temere o di pensare solo a San Siro, se provo una cosa del genere mi passa fra le gambe, se ne va, mi becco non solo i fischi dei milanesi ma anche quelli degli juventini. Però la serenità di questa, perché è sempre questa che comanda, perché è questa che trasmette, che comanda le gambe, che comanda tutto, la testa, la serenità di aver fatto gol, di essere già... mi ha permesso di fare questo tentativo ed è stato un bel tentativo. Roberto, quanto c'è di consapevolezza di se stessi e invece lucida follia in percentuale tra l'uno e l'altro nel fare un gesto del genere, nel concepire e fare poi un gesto del genere? È un qualcosa che avviene in una frazione di secondo. Interpreto il lucida follia come, perché dico, io non so, Pasquale forse potrà correggermi, prima del 1971 se qualcuno aveva tentato o lo aveva fatto. Diciamo che dopo il 71, anche recentemente, l'altro giorno abbiamo visto un gol fatto di tacco strepitoso in Coppa, in questo turno, in campionato, cioè,
ma non c'è, giuro, l'incoscienza di dire voglio fare la cosa strana. Io ho pensato, siccome ero abbastanza avanti sul primo palo, siccome avevo Anquilletti di fianco a me a sinistra, in quel momento, breve momento che la palla è passata da Anastasia a me, che sarà stati 10 metri, ho avuto il modo di pensare che cosa faccio. La stoppo, mi salta addosso. Se tiro di destra sono fuori del primo palo. Cioè in quel momento ho detto io ci provo. E sono andato di tacco e l'ho presa e l'ho messa sull'altro palo. Cudicini, che è rimasto un amico, giuro, credo ci sia rimasto abbastanza male, ma secondo me nasce dalla mia serenità di aver fatto il gol prima. Beh sì, sì, sicuramente il gol che non, è un tipo di gol che non fa piacerissimo, non fa gran piacere, no? A un portiere prendere, per quanto poi in realtà poi sia stato veramente un gol straordinario, tra quelli sicuramente ricordati, visti e rivisti, insomma, in maniera ripetuta. Perfetto. Fabrizio, grazie, ti auguro una buona serata, ti lascio per un saluto insomma ai nostri ospiti, poi passo la linea a Ivan. Buonasera a tutti, grazie a voi, è stato un immenso piacere poter condividere con voi e con due ospiti così importanti questa serata. Grazie ancora, alla prossima, grazie, buonanotte a tutti. Ciao, arrivederci. Ivan. Ciao. Tocca a te. Colgo l'occasione, la battuta che ha fatto prima il dottor Gallo quando è stato qui da noi a presentare il primo libro, no? Per fare la domanda a Roberto per quanto riguarda questa frase che gli ha dedicato: ha amato ed ama la Juve quasi quanto me. vorrei chiedere a Roberto, appunto, 60 anni dopo quella prima volta, riesce oggi a dire cos'è stata la Juve per lui, cos'è la Juve per lui? Si può spiegare questo amore per la Juventus in qualche modo ai tifosi di oggi? Ma è difficile, perché non è stato solo una questione di fare il tifo, cioè a un certo punto è la Juve che faceva il tifo per me, cioè è un discorso che uno, io sono nato juventino ma senza sapere che sarei diventato un calciatore. Assolutamente, mica nessuno mi aveva detto, anche quando la Juve mi ha presa 9 anni e 9 mesi, mica nessuno mi ha detto guarda che diventerai un calciatore, assolutamente no. Però se ti piace una cosa, se il papà ti porta a vedere Charles Sivori, diciamo che Sivori con quei calzettoni giù era il mio idolo, poi è stato nostro osservatore, andavo a vedere la Coppa Under 20 sudamericana sempre con lui e via di questo passo, come sono amico di Nestor Sivori adesso e via di questo passo. Cioè, non te lo so dire, io so solo che sono nato juventino, poi dopo sono diventato giocatore, ma non è che sono diventato juventino perché sono diventato giocatore, ero prima juventino e poi giocatore. Bellissimo. Guarda, io ho avuto il piacere di parlare per la prima volta con te stasera, ma è come se ti conoscessi da sempre. Mi hai bruciato un sacco di domande nelle risposte che hai dato agli altri, tipo quest'ultima, ma così come anche il discorso prima dei bambini, no? Che gli allenatori un tempo pensavano più a far uscire, a far crescere il bambino e non magari a se stessi, come qualcuno fa oggi, e così come tante altre cose, quindi... E sinceramente oggi è stata veramente una giornata per me molto emozionante, da mettere in calendario ed evidenziare, perché veramente è stato un piacere. Ti ringrazio, ma ricordati che siamo uomini normali. Allora, ragazzi normali, adesso uomini normali che hanno avuto una fortuna, che hanno avuto questa fortuna di interpretare un sogno, di vivere un sogno che poi è un sogno pubblico. È un sogno che ti fa fare gol, che ti fa vincere, che ti fa anche perdere, arrabbiare, perché anch'io ho perso. Non parliamo quindi delle Coppe dei Campioni, purtroppo. Però a proposito, non ti ho fatto la domanda su Atene, sull'Amburgo. Non te l'ho fatto di proposito. Perché allora, so che è la partita che vorresti rigiocare. Adesso vi dico una cosa che è contro di me. Allora,
adesso gli juventini, dopo quello che dico, potranno dire che tutte le colpe erano mie. Sono andato in America, ho fatto 2 anni della North American Soccer League, ho fatto 2 finali della American Soccer League, le ho perse tutte e due. Sì, sì. Allora non dovevano farmi giocare nelle finali di Coppa, non dovevano, il perdente evidentemente ero io, non lo so, ma anche in America io ti assolvo, perché poi ne abbiamo perse altre, lo so, e tu lo so, non c'entravi. Però prima avete parlato del mondiale, no? Che io mi sono infortunato e non sono andato e loro hanno vinto. E per me è stato sicuramente un dispiacere, però io non c'ero. A me rompe, scusatemi il termine, perdere quando ci sono. A me rompe perdere ad Atene, perché lì c'ero e non ho fatto. E il mondiale non c'ero, l'hanno vinto, pazienza, l'hanno vinto perché sono stati bravi. E io non c'ero, ma non sono rammaricato. Io sono arrabbiato quando perdo, quando ci sono, perché vuol dire che non ho fatto quello che magari avrei potuto fare. Ecco perché mi pesa molto di più Atene che non essere stato al Mondiale in Spagna. Non c'entra. Lì c'ero. E c'era anche Platini, Boniek e via di questo passo. Rossi e Tardelli, un bel attacco, eh? Abbiamo fatto niente. È peccato che ad Atene, bene che la partita fu negativa, ma se quel colpo di testa al terzo minuto, come a Bilbao, che ci portò la Coppa, Stein non ci fosse arrivato, forse avremmo avuto la Juventus splendida. Allora, ti dico una cosa. Sì. Tanto ho detto che l'importante nel gol di tacco è stata questa, è stata la testa, il pensare. Io non ho fatto la scelta giusta ad Atene. Non ho avuto la stessa possibilità che ho avuto, siccome abbiamo parlato di quello, ho citato quello, anche la sfrontatezza, per dire, di provare una cosa. Lì ho sbagliato io. Lui è stato bravino, ma ho sbagliato io. Non è stato bravissimo lui, sono io che ho sbagliato. Cioè nella determinazione, nel colpo? Nella scelta dell'angolazione di dove mettere la palla, perché in sostanza gliel'ho tirata quasi addosso. Sono io che ho sbagliato. Lui è stato sicuramente bravo, attento e tutto quanto, però su quella palla lì io dovevo fare il gol. Mi assumo la responsabilità. Ci rifaremo nelle 7 finali che vinceremo su 9 finali, nei prossimi anni. Ringrazio entrambi per la scaramanzia. Spero abbiate ragione. Però, insomma, anche in questa cosa che ha appena detto Roberto emerge poi anche quell'onestà intellettuale e anche quel pizzico di umiltà che insomma, rientra anche quello nello stile Juventus. La capacità anche di dire ok, ho fatto bene, ok, ho fatto forse meno bene. E anche questa è una caratteristica che conferisce unicità, insomma. E nelle parole, questa umiltà è in quelle parole che prima Remo mi diceva e mi decantava, questa umiltà, tenacia, lavoro e capire dove si è sbagliato e migliorare sempre, non c'è mai un arrivo, non c'è un traguardo, nella Juve il traguardo non c'è, non esiste, esisterà tra 100 anni, 200. No, okay. sono tutte tappe. Tutte tappe. Noi, quello che si deve vincere è il giro e poi ricominciare, no? Scherziamo, ma questa mi pare che sia una filosofia che la Juve continua ad avere, come ha avuto negli anni precedenti. Indubbiamente, anche perché sennò molto probabilmente non avrebbe vinto tanto quanto è riuscito a vincere, se non avesse avuto un po' di filosofia. Perfetto, grazie. Ivan, un saluto per entrambi. Rinnovo davvero di cuore il ringraziamento sia al dottor Gallo che a Roberto Bettega. Grazie veramente per le emozioni che ci avete dato in passato, ma è per questa emozione di oggi che è veramente indescrivibile.
Grazie. Grazie a voi e al vostro affetto, perché io posso riferire a Roberto e a tutti quanti gli altri che non lo sanno, l'affetto che dalla Puglia... Aia. Ecco, purtroppo capita, vedi? Capita ancora. No, speriamo solo passi in fretta comunque questo periodo e di avere l'occasione, così come avevamo già parlato col dottor. Io penso che questa sia una cosa, quello che stai dicendo, molto giusta, perché non possiamo pensare, oh che tristezza che ci sono gli stadi vuoti. Dobbiamo pensare perché gli stadi sono vuoti. E questo è quello che dobbiamo sperare, che ci ridarà quindi anche la gioia di andare allo stadio di tutti, e che questa pandemia in qualche maniera, se il vaccino che veramente sembrerebbero avere quasi evidenziato, trovato, non lo so, però noi abbiamo in modo gioioso parlato di calcio stasera, e lo capite quanto ce l'abbiamo dentro, quanto ce l'avete anche voi dentro. Però logicamente, giustamente, come diceva Ivan, noi non possiamo dimenticare quello che stiamo vivendo, uso proprio lo stiamo, tutti quanti insieme, perché è veramente grave, è veramente grave. Il nostro obiettivo appunto è proprio quello di regalare un po' di tempo, un po' di Juve anche ai nostri soci, comunque ai tifosi in generale, e sia per passare un po' di tempo pensando ad altro, pensando alla nostra Juve, come abbiamo sempre fatto, soprattutto per noi a 1200 km di distanza, non poter vivere lo stadio è qualcosa. Ovviamente ci sono in questo momento priorità che vanno oltre il discorso stadio, eccetera, no? Però togliere a un tifoso lo stadio, soprattutto a noi che siamo così lontani, è veramente veramente dura. Ripeto, in questo momento ci sono cose molto molto più importanti a cui pensare rispetto magari allo stadio, però regalare questi momenti è qualcosa di molto importante, soprattutto raccontare da chi l'ha vissuta, da chi l'ha scritto, da chi la racconta, da chi l'ha fatta, quindi dalla viva voce vostra. No, certo, io mi auguro che ci siano tanti, o ci siano altri, chiamiamoli juventini nel senso di vincenti, che riescano ad aiutarci a debellare questa pandemia, perché poi purtroppo non è italiana, è praticamente quasi mondiale, cioè è veramente una cosa terribile. Non vorrei rattristare troppo dopo che siamo riusciti a essere così, a pensare un po' indietro, pensare anche con gioia, però non possiamo neanche dimenticare questo. Su questo argomento, innanzitutto io vorrei, se dovesse scomparire di nuovo la mia linea, approfittare per salutarvi in tempo tutti, abbracciarvi da Roberto a Remo, a Ivan, a tutti quanti, a Fabrizio e Mimmo, e salutarvi. Voglio solo dire una cosa a proposito del virus, perché da pneumologo non posso non intervenire. Sicuramente questa, che più che pandemia, come dice Giulio Taro, è una epidemia a macchia di leopardo. Mondiale, sì, ma la pandemia è diversa dall'epidemia a macchia di leopardo. Ma ci sono zone del mondo che trattano questo argomento epidemico, pandemico, lo trattano in maniera diversa. Io ho scritto un libro al riguardo, che pubblicherò, che non tratta il virus e basta. No, io parto dalle emergenze in genere nella vita e di come i singoli paesi si facciano trovare preparati o meno. E non è detto che una nazione di nome altisonante, che sia la Francia, che sia... Noi guardiamo a Austria, Germania, Svizzera, Svezia, paesi scandinavi, ci sono alcuni stati che hanno trattato l'argomento diversamente.
niente, questa sera non c'è verso, il suo tablet insomma continua a fare le pizze. Perfetto, grazie Ivan. Passo a Remo, domanda al volo e saluto, anche perché sennò rischiamo veramente la denuncia per sequestro di persona questa sera. Prego Remo. No, io dai, lasciamo stare Roberto perché siamo arrivati veramente alle 23 e ci tenevo veramente a ringraziarlo di cuore per essere stato qua con noi. E agganciandomi al discorso che faceva Ivan, speriamo tutti noi, se quando la situazione si sarà ristabilita, di averlo qua con noi in Puglia. Sarebbe veramente un grandissimo piacere. Ma volentieri, cosa festeggiamo? Il 39esimo scudetto? La domanda aspettiamo prima, dai, che si risolva prima. Dunque, dai, invece di fare una domanda faccio una proposta. Da fine maggio a fine giugno 2021 non prendiamo impegni che portiamo in Puglia il dottor Gallo volentieri, e Roberto Pecchi. Rispondo volentieri, volentierissimamente, certamente. Sarà un piacere anche per me, come lo è per Roberto. Io vi ringrazio e ho recuperato, non ci speravo più, ho recuperato ancora la vostra presenza, e io vi ringrazio e ringrazio Roberto per essere stato 2 ore e recupero insieme a noi, e questo mostra tutta la sua classe e il suo stile, perché veramente ci ama tutti, perché ha amato il mondo Juve e ama il. No, ecco, hai detto giusto, se volete che parliamo di Juve, che volete che andiamo avanti, per me, io, se volete vado fino a domani, non è un problema, anche non parlare del sottoscritto, ma parlare di Juve, lo sai bene Pasquale che ho questa facciamo dialoghi che non finiscono mai, perché io non mi stancherei mai, io per una notte intera starei a parlare di voi. Ci sono tante cose da dire e ce le diremo. Speriamo che passa questo. Vi stavo accennando al libro, che poi spero che voi leggiate anche un libro, questa storia così particolare, questa epidemia che non ci voleva e non dovevano farcela arrivare. Ok. Saremo lieti di... Grazie. Vi ringrazio tutti e saremo da voi sicuramente. Grazie a voi. Saremo lieti poi di aggiornare un po' tutti i nostri utenti, insomma, anche su questo nuovo libro. Allora, siamo in chiusura davvero, siamo riusciti a stare ore con voi, perché è veramente meraviglioso ascoltarvi, ascoltare... insomma, sentirvi raccontare di Juve, veramente una cosa fantastica. Mi permetto di condividere con il dottor Gallo la stessa inclinazione a parlare di Juve all'infinito, ma anche con Roberto, come diceva prima, perché poi è un argomento che insomma ci sta molto a cuore. Un grazie di cuore davvero da parte di tutti per la vostra disponibilità, per la vostra pazienza, per averci dato veramente del buon tempo. E niente, faccio mio anche l'invito già rivolto in precedenza. Mi auguro che ci si possa vedere dal vivo molto presto, quando tutta questa storia sarà terminata. Sarà veramente un piacere poter condividere e respirare con voi aria di juventinità. Grazie Roberto Bettega. Forza Juve. Grazie dottor Gallo. Grazie ancora. E auguro a tutti i nostri amici che ci hanno seguito per queste 2 ore, auguro una buona notte e rinnovo l'appuntamento alle prossime puntate di Live Leggenda, la voce bianconera. Grazie ancora, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie a tutti. Ciao.